Oggi nella mia patria e in altri posti si celebra la giornata dedicata al padre, ai papà. Assicuro la mia vicinanza e preghiera a tutti i papà. Tutti noi sappiamo che fare il papà non è un mestiere facile. Chiusura ha ridotto l'inquinamento e ha fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora, con la ripresa dell'attività, tutti dovremmo essere più responsabili della cura della casa comune. Apprezzo le molteplici iniziative che in ogni parte del mondo nascono dal basso e vanno in questo senso. La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate per garantire la loro dignità e sicurezza. Vi invito a unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti e a favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo per loro o per le loro famiglie.